Ti è mai capitato di lavorare il tuo cavallo, chiedere un esercizio, ma non ottenere la risposta desiderata? È molto probabile che a seguito di tentativi falliti tu ti sia irrigidito, ottenendo solo maggiori difficoltà. Ti sei mai chiesto, prima di salire a cavallo, qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere in quella specifica sessione di lavoro? Questo è un aspetto che non devi sottovalutare, perché può fare la differenza tra un risultato positivo e uno negativo, migliorando quindi la qualità del lavoro, abbreviando i tempi, evitando così di stancare il tuo cavallo e riducendo di conseguenza le tensioni tra cavallo e cavaliere. Definire una chiara linea per ogni sessione di lavoro permette anche di individuare le difficoltà del tuo cavallo, che però non puoi risolvere con l'insistenza, ma solo con l'intelligenza. Ci sono molte strade da percorrere nell'addestramento di un cavallo per ottenere lo stesso risultato. È fondamentale però avere la lucidità di provarne varie, cambiarle rapidamente all'occorrenza, fino a trovare quella più adatta al suo carattere, ma soprattutto alla sua struttura fisica. Ricorda, non concentrarti su ciò che non riesci a fare, ma su come potresti farlo. Condividi questo video se ti è stato utile. Ci vediamo presto nei prossimi video.